Allora, oggi entreremo in merito alla parte sesta della psicopatologia generale dello Jaspers, che corrisponderebbe all'ultima parte, la quale dovrebbe avere un significato conclusivo e nello stesso tempo di verifica di quei principi metodologici che sono stati usati nel corso di tutta la trattazione, che quindi riguarda i diversi aspetti della psicopatologia. Bisogna tenere presente che per quanto questa parte venga considerata come una trattazione che non aggiunge praticamente cose nuove rispetto a quanto è stato detto, in realtà essa ci mette di fronte a tutta una serie di problematiche di carattere metodologico che hanno un valore sostanziale per quanto riguarda lo studio della psicopatologia e per quanto riguarda soprattutto il metodo che viene impiegato dallo Jaspers per trattare le problematiche psicopatologiche. In realtà qui appunto lo Jaspers prende in considerazione delle problematiche fondamentali della psicopatologia, sia dal punto di vista della metodologia che viene usata per lo studio psicologico e lo studio dell'esperienza psichica dell'uomo in generale, sia per quanto riguarda i problemi che specificamente concernono la psicopatologia. Quindi è un discorso metodologico che interessa tutta quanta, possiamo dire, l'opera di ricerca di questo testo, ma poi anche l'opera generale dello Jaspers, perché come voi sapete lo Jaspers non si è occupato solo di psicopatologia, ma si è occupato anche di filosofia e quindi di pratica di tutte le scienze umane, perché si è occupato anche di storia, si è occupato di pedagogia e quindi il problema del metodo abbraccia tutto quanto il campo delle scienze umane. E noi sappiamo che per quanto riguarda questo problema del metodo, lo Jaspers, come esplicitamente dichiara, usa una metodologia di tipo empirico. È una metodologia di tipo empirico che ha delle caratteristiche fenomenologiche, perciò non intende ridurre l'esperienza psichica a degli elementi puramente quantitativi, semplici, elementari, ma cerca di cogliere quelle che sono le caratteristiche qualitative dei diversi settori di esperienza dell'uomo, dell'esperienza interiore, dell'esperienza di carattere scientifico, di carattere etico e di carattere estetico. Quindi non considera l'esperienza psichica dal punto di vista empirico scomponibile in elementi semplici da cui poi occorre costruire tutte le differenziazioni qualitative dell'esperienza fenomenica e ritiene l'esperienza fenomenica come già differenziata secondo determinate caratteristiche qualitative, e questo non soltanto per quanto riguarda i diversi settori delle scienze umane, ma anche per quanto riguarda proprio la psicopatologia e la psicologia, vengono distinte in maniera come settori che abbiano un fondamento qualitativo irriducibile, le diverse forme dell'esperienza psichica. Quindi la psicopatologia dello Jaspers rientra in quella corrente filosofica che viene denominata la filosofia delle forme, per cui si riconosce all'esperienza psichica una differenziazione che è di carattere fenomenico, fenomenologico, ma che può rinviare anche ad una dimensione dell'essere. E di questo
di questo tipo di ricerca. Noi abbiamo avuto un esempio l'ultima volta quando si è trattato dell'ontologia critica di Nicolai Hartmann, il quale ritiene che l'esperienza fenomenica possa essere ricondotta a delle determinazioni semplici, a degli atomi di esperienza, come accade nell'empirismo, nel neoempirismo di tipo quantitativo, di tipo, del tipo dell'empirio-criticismo della scuola di Vienna, della scuola del Mach, della scuola di Chicago, il quale ritiene che l'esperienza psichica possa essere riducibile a degli atomi di comportamento. Qui l'esperienza psichica viene considerata e nelle sue differenziazioni qualitative irriducibili, per cui se si parla di conoscenza, questa conoscenza viene distinta dall'attività etica, l'esperienza etica viene distinta dall'esperienza storica, la pedagogia ha una sua posizione differenziata rispetto all'epistemologia. Quindi sono tutti campi del sapere, del conoscere, dell'esperienza che vengono indagati nelle loro caratteristiche specifiche e si ritiene di poterle studiare individuandone, descrivendone gli aspetti secondo le quali si manifestano sul piano dell'esteriorità. Questa esteriorità comunque rinvia sempre ad una unità che però dal punto di vista dell'intelletto umano non è chiaramente individuabile, perché tutti questi settori dell'esperienza che sono esperienze vissute da parte del soggetto si presentano come dei contenuti che in sé manifestano, presentano delle aporie irriducibili. Così nel campo dell'esperienza, della conoscenza, abbiamo, come noto, la contraddizione del rapporto di soggetto e di oggetto, di contenuto e di forma. Queste aporie, queste antinomie tra l'individuale e l'universale, tra ciò che deve rappresentare il tutto di un determinato settore di conoscenza e i suoi aspetti particolari, possono entro certi limiti essere chiariti, sia pure nelle loro contraddizioni, ma oltre certi limiti non hanno la possibilità di trovare un chiarimento, perché la totalità dovrebbe essere il principio che chiarisce, che spiega tutti i diversi aspetti di queste esperienze. Per esempio nella psicopatologia si dovrebbe avere la possibilità di spiegare il rapporto tra individuale, universale, tra ciò che è la malattia e ciò che è la situazione dell'individuo propriamente malato. Il concetto di malattia si presenta come un concetto universale, e il fatto della condizione dell'uomo malato è una condizione individualizzata. Tutte queste antinomie, tutte queste contraddizioni possono trovare una spiegazione, perché noi spieghiamo la condizione, per esempio, dell'individuo malato attraverso il concetto di malattia, ma questa è una piena spiegazione che dia la possibilità di mettere in relazione il particolare con il tutto attraverso una concezione generale di tutto, a avere una chiarificazione di quella che è la condizione particolare. Questo non è dato di poter conseguire nell'ambito di una ricerca di carattere empirico, e perciò noi dobbiamo rimanere fermi a questa posizione antinomica, dove c'è sempre un residuo che non è spiegabile. Abbiamo visto come
questo residuo si presenta come qualcosa di problematico, come una problematicità irriducibile. Questo è stato illustrato la volta scorsa quando si è parlato di Nicolai Hartmann, per cui tutte queste contraddizioni che arrivano ad un limite oltre il quale non è possibile trovare una soluzione del problema, ci mettono di fronte ad un qualche cosa che va al di là delle nostre possibilità di comprensione e delle nostre possibilità anche di spiegazione. Per cui l'incomprensibile resta il limite irriducibile oltre il quale la nostra possibilità di conoscenza, il nostro intelletto non può andare, e quindi dobbiamo presupporre, al di là di questa problematicità irriducibile, quindi la presenza di un qualcosa, di un essere che è ontologicamente irraggiungibile dal nostro intelletto. E quindi in queste concezioni, in queste impostazioni metodologiche, si arriva poi sempre ad un residuo ontologico metafisico che dovrebbe rappresentare quel limite oltre il quale non è possibile ottenere una risposta. Rimangono degli interrogativi, delle aporie, delle contraddizioni che noi con i poteri del nostro intelletto non possiamo risolvere, ma questo non vuol dire che dal punto di vista ontologico metafisico, cioè dal punto di vista dell'oggetto in sé, dell'essere in sé, la soluzione non esista. Esiste l'impossibilità di trovare una soluzione in relazione ai limiti del nostro intelletto, ma noi non possiamo escludere e non escludiamo che al di là di questi limiti del nostro intelletto, nell'ambito dell'essere in quanto tale, dell'essere trascendente, che di un essere che trascende i poteri del nostro intelletto, possiamo presumere che la soluzione esista, anche se a noi non è dato di poterla cogliere. Ecco, quindi in questo capitolo noi entriamo non soltanto in merito ai problemi che riguardano specificamente la psicopatologia, ma anche ovviamente, come si vede, ai problemi che riguardano il tema della conoscenza, della scienza, e soprattutto in merito al problema della personalità umana, perché per quanto riguarda la psicopatologia occupa una posizione centrale proprio il tema dell'uomo come un tutto, come una totalità che in sé però non può trovare una soluzione di tutti i suoi problemi, e che perciò per quanto riguarda la soluzione proprio dei problemi fondamentali che riguardano la sua persona, la sua interiorità, la sua soggettività, deve sempre fare un riferimento ad una realtà trascendente. La parte sesta della psicopatologia generale tratta un tema diverso dal punto di vista metodologico rispetto alle cinque parti precedenti. Infatti, come Jasper stesso nota, mentre nelle cinque parti iniziali della psicopatologia si affrontano le problematiche empiriche e si affronta le problematiche della psicopatologia specificamente come scienza, in quest'altra parte invece si affrontano i problemi filosofici fondamentali che stanno alla base della psicopatologia e dei rapporti stessi tra scienza e filosofia, per cercare di individuare che cosa stiamo cercando con queste due metodologie di studio diverse. Jaspers quindi immagina quelle che potrebbero essere innanzitutto le obiezioni da muovere contro queste cinque parti precedenti della psicopatologia. Si potrebbe obiettare infatti che non si affrontano le
le tematiche psicopatologiche in modo puramente descrittivo, ma si vuole dare anche una un'impronta particolare. C'è un metodo che filtra la descrizione diretta delle funzioni psichiche, e ci sono anche delle considerazioni logiche che potrebbero sembrare non direttamente pertinenti alla descrizione pura della realtà. Però proprio questa è la caratteristica della psicopatologia di Jaspers, poiché l'autore non intende fornire una semplice elencazione di dati, ma è proprio il tentativo di dare un metodo per chiarire lo studio della psiche nelle sue diverse caratteristiche. Infatti proprio per questo non si fa un uso solo del metodo delle scienze naturali, quindi del nesso di causalità, partendo dal presupposto che ogni effetto presuppone una causa, ma si usa anche la logica delle considerazioni, che quindi affrontano a monte il problema di perché io sto cercando questa data cosa, questa realtà. Infatti Jaspers stesso scrive: l'empirico stesso diventa chiaro solo quando nella sua apprensione io sono logicamente e metodologicamente consapevole. Quindi, spostandosi a monte del problema, si cerca il senso della ricerca più che quello di fornire una banale diretta descrizione dei fatti. Infatti, una critica che Jaspers pone alle altre ricerche psicopatologiche, in realtà alla scienza in generale, è il pregiudizio secondo cui basta riunire elementi settoriali delle diverse scienze per poter costruire una realtà complessa. E in questo senso si vorrebbe costruire l'essere umano seguendo l'analisi settoriale dei vari apparati che lo compongono, quasi come se mettendo insieme i dati sull'apparato respiratorio, cardiovascolare, gastrointestinale e sistema nervoso, alla fine, mettendo insieme tutte queste parti settoriali, avessi l'essere umano nella sua complessità, cosa che non è. Analogamente anche nella psicopatologia, mettendo insieme le ricerche che riguardano l'umore, la percezione, la memoria, il linguaggio, l'attenzione, mettendo insieme tutte queste funzioni vorrei avere il quadro d'insieme sulla psiche umana. Ma in questo senso manca proprio l'aspetto fondamentale, che è l'uomo, che è l'individuo stesso, che non risulta dalla somma singola delle funzioni, delle singole funzioni psichiche. La conoscenza infatti non deve avere un carattere unicamente contenutistico, non posso arrivare a conoscere l'uomo solo dall'insieme dei contenuti della psiche, ma devo avere per cercare di pervenire alla conoscenza dell'uomo devo avere una conoscenza che abbia un carattere formale. Quindi devo trovare un metodo che mi consenta di arrivare alla conoscenza dell'uomo, e non semplicemente ad elencare i singoli contenuti e gli elementi psichici. Quindi non si può fare a meno, come Jaspers stesso dice, per conoscere l'uomo, dell'uomo stesso e della sua ragione. Infatti scrive Jaspers: il problema di come si costruisce, si ordina, si articola tutto questo sapere diventa l'esigenza di sintesi di tutta la conoscenza. Noi ripetiamo che questo è possibile solo metodologicamente e non come teoria dell'essere umano. La sintesi non è come la carta di un continente, ma come la carta delle possibilità di un viaggio in esso. Ma a differenza del continente geografico, l'uomo non può essere tutto oggetto della nostra conoscenza. Quindi questo capitolo si intitola L'essere umano come un tutto, ma quello che viene presto chiaro è che in realtà noi non possiamo raggiungere alla conoscenza dell'uomo come nella sua totalità. Per sintesi quindi si intende la possibilità di apprendere al di là dei singoli contenuti una visione d'insieme dell'essere umano. Questa non è possibile nella sua interezza, ma come vedremo
sarà possibile se noi troviamo un metodo di conoscenza che ci consenta di essere adeguato a quello che è l'intelletto umano e quindi di conoscere quello che noi possiamo per nostra natura conoscere. Innanzitutto bisogna distinguere i rapporti tra la scienza naturale e la filosofia, che sono due campi diversi. La scienza naturale ha giustamente i suoi limiti nell'ambito di quello che è la ricerca empirica del mondo naturale, per cui elaboro delle teorie che però devono essere confermate dalla pratica, dall'esperimento e devono essere per questo validate. La filosofia invece per sua natura si occupa di quello che va al di là della conoscenza empirica e quindi sono tentativi di conoscere l'essere nel suo insieme, sia intendendo per essere la natura onnicomprensiva del mondo, la trascendenza, sia intendendo come essere il singolo esistente, cioè l'individuo. Jaspers critica innanzitutto Binswanger, che aveva invece tentato di fare della filosofia stessa una scienza come base della psicopatologia. Infatti Binswanger ricorreva all'idea, alla cosiddetta idea preordinata, che chiama l'idea fondamentale ontologica della esistenzialità. Secondo Jaspers questa idea ontologica dell'esistenzialità è un errore sia filosofico che scientifico. Scrive infatti Jaspers: ponendosi questo compito, in primo luogo il metro della chiarificazione filosofica dell'esistenza viene trasformato in una scienza e perciò privato della sua natura stessa. E se voglio provare a fare della filosofia una scienza, rischio di confondere questi due campi e quindi anche la psicopatologia non avrà una base solida. Al tempo stesso un altro autore, Prinzhorn, avrebbe invece cercato di trovare non tanto i metodi ma, come egli stesso scriveva, gli elementi fondamentali di una teoria della vita, della costituzione, dell'eredità e della personalità. Cercando così di mettere insieme questi aspetti singolari, si sarebbe voluto trovare poi una visione d'insieme che potesse chiarificare l'essere umano. Anche questo è un errore, perché non è dai singoli elementi, dalla sommatoria dei singoli elementi, che arrivo a una concezione così complessa come quella dell'essere umano, per cui dovremmo ricorrere anche ad elementi al di là delle scienze naturali. Quindi, volendo cercare l'essere umano come un tutto, posso compiere tutta una serie di rischi e di errori metodologici che possono rendere molto complicata la mia ricerca. Infatti Jaspers individua una serie di frasi che sono metodologicamente errate, poiché tentano di essere assolute, ma è un'assolutizzazione fuorviante. Frasi come: l'anima è coscienza e nient'altro, l'unità corpo-anima è la realtà stessa, l'insieme prestazionale è la sola oggettività, il mondo e spirito sono l'assoluto, sono tutte frasi fuorvianti, perché vogliono ricondurre tutto a una dimensione singola. In realtà la vita psichica appare come tale solo se la consideriamo per quello che è, cioè multiforme, non riducibile e non assolutizzabile. Infatti viene scritto: conoscere l'uomo è come un viaggio sull'oceano infinito per scoprire dei continenti. Ogni volta che ci si stabilisce sulla terra o su un'isola si imparano determinati fatti, ma si elimina l'ulteriore conoscenza se si afferma di essere come al centro delle cose. Vediamo che più ci addentriamo in un singolo particolare, più abbiamo sì conoscenze nuove, ma rischiamo di perdere l'insieme dei problemi. Ed è una caratteristica che si verifica in ogni tipo di conoscenza sull'uomo. Possiamo approfondire una determinata parte, un determinato settore, ma in questo caso, essendo multiforme la vita psichica, perdiamo inevitabilmente tutti quelli che sono gli altri versanti, e non dobbiamo correre nel rischio di assolutizzare la nostra ricerca, il nostro campo di indagine, perché dobbiamo riconoscerlo come una parte e non come il tutto.
Quindi ci si chiede che cosa è l'insieme dell'essere umano, che cosa è il singolo insieme. Si incontrano forse molte totalità nella costruzione del singolo insieme? La risposta è innanzitutto che dobbiamo chiarire che cosa intendiamo per essere umano. In realtà, innanzitutto l'essere umano non è un oggetto, non è una cosa, per cui sbagliamo se vogliamo chiederci che cos'è l'essere umano. L'essere umano non è una cosa, ma è il presupposto della conoscenza stessa. Quindi dobbiamo chiarire dei presupposti metodologici per la psicopatologia che non debbano essere a loro volta oggetto di ricerca, ma debbano essere i punti di partenza. Come nella geometria abbiamo punti di partenza come il punto, la retta, il piano, che non sono a loro volta dimostrabili, ma sono il punto di riferimento, così anche per l'essere umano dobbiamo trovare dei presupposti che possono essere innanzitutto l'uomo stesso, inteso come soggetto che si mette in rapporto con l'oggettualità, e poi i concetti stessi di riflessione, di problema, che non sono analizzabili come cose, come dati empirici, ma sono proprio i punti di partenza della nostra ricerca. Il rischio invece è quello di scomporre l'uomo in tante sezioni e renderlo oggetto di scienze diverse, e poi pretendere di possedere il tutto mettendo insieme, quasi come un collage, questi singoli risultati delle scienze settoriali. Parlando di enigma, ad esempio, dobbiamo riferirci che cosa si intende per questo termine, perché possiamo parlare di enigma quando abbiamo un problema da risolvere che sottoponiamo a una ricerca attraverso un metodo. Ma parlando di problema ancora a monte, vediamo che il problema può diventare il presupposto stesso della conoscenza, perché se noi abbiamo problema, allora quello è il punto di partenza per una ricerca. Quindi, se parliamo di vita psichica, vediamo che non possiamo parlare di vita psichica senza l'esistenza a monte di un problema, perché questo è l'elemento che induce alla tensione riflessiva. Non è il problema inteso come un oggetto di ricerca, ma è il punto di partenza della riflessione. Non esiste riflessione, non esiste vita psichica se non c'è un problema che si presenta alla coscienza. Quindi, se non si crea la dicotomia tra il soggetto che pensa e il problema stesso. Quindi, il problema è la tensione stessa vitale che è il presupposto della vita psichica. Un altro concetto molto complesso è quello della libertà. Questo è un altro problema, un altro concetto a priori, perché non è dimostrabile, non può essere oggetto di una ricerca empirica, ma è presupposto a tutto questo. Diciamo che la libertà non può essere un concetto scientifico, anzi esiste proprio quando non uso il metodo scientifico. Dove posso dimostrare un fatto in modo empirico non c'è nessuna libertà, c'è solo un dato di realtà che presuppone una causa e quindi si rientra nel meccanicismo. La libertà non è un concetto scientifico, ma solo filosofico, ed è presente solo dove esiste la comprensibilità. Quindi, quando parliamo di uomo, di io, di soggetto che vive nella sua dialettica interiore una serie di problematiche che posso comprendere, nel senso che posso capire dalla mia esperienza personale, e quindi su queste basi posso creare una relazione e quindi posso entrare in sintonia su base empatica con l'altra persona. Su questa base ci può essere la libertà, cioè ci può essere un soggetto che sceglie determinate strade nella sua vita, che vince l'angoscia esistenziale in rapporto ad una scelta che crea tutta una serie di problematiche interiori e che quindi va avanti nella sua dialettica tra soggetto e di oggetto. Se invece vedo l'uomo come un ente naturale, qui perdo ogni rapporto con la libertà perché rientro solo nel meccanicismo biologico, quindi vedo l'uomo come
identificato nel cervello, nelle funzioni del sistema nervoso, e quindi studio l'uomo esattamente come le altre cose del mondo naturale. Quindi, parlando dell'uomo come un tutto, si aspira inevitabilmente all'unità dell'essere umano. L'ideale sarebbe poter conoscere l'unità dell'uomo, del singolo individuo. Il problema è: che cos'è l'unità? L'unità è un concetto infinito, multiforme, e quindi non posso apprendere l'unità essendo io un essere umano finito. Quello che posso fare è scomporre questa unità dell'uomo con altre unità settoriali, se possiamo dire così. Devo già sapere che nel momento in cui conosco queste singole unità perdo di vista l'unità complessiva. Quindi io come essere umano devo individuare le mie metodologie di conoscenza, che sono per natura limitate. Non posso pretendere di conoscere il tutto, l'unità inteso come essere. Posso quindi trovare il mio metodo di conoscenza, un po' come sosteneva già Kant. L'unità complessiva come existence, come singolo esistente nel mondo, è un concetto solo filosofico e non è possibile afferrarlo su base scientifica. Infatti scrive Jaspers: nell'atto del conoscere possediamo ogni essere solo nella scissione soggetto-oggetto, cioè lo possediamo come oggetto per la nostra coscienza, non come è in sé, ma come appare nella scissione a questa coscienza in generale. Perciò nella realtà empirica abbiamo l'essere solo come lo incontriamo nelle categorie della nostra conoscenza, come manifestazione nelle molteplici forme generali dell'esperienza, dell'esplicabilità, della comprensibilità. Quindi l'essere onnicomprensivo dobbiamo presupporlo, perché, come vedremo, dà delle manifestazioni indirette, ma non possiamo conoscerlo. Quello che possiamo conoscere è la realtà sensibile, empirica, su base scientifica, in base a quelle che sono le nostre categorie di conoscenza, che sono per natura limitate e finite. L'onnicomprensivo, secondo Jaspers, non si può conoscere, si può solo illuminare. E qui si presuppone un atto che non è razionale, che va al di là del pensiero scientifico e anche al di là di una logica di pensiero lineare. Questo illuminare lo dobbiamo pensare come qualcosa simile a una rivelazione, come un'esperienza immediata. Vediamo che l'onnicomprensivo in qualche modo si manifesta, fa conoscere qualcosa di sé, ma non su base razionale che possiamo inquadrare nelle scienze naturali. Dà delle manifestazioni che dobbiamo cercare di apprendere, ma dobbiamo anche capire che questo si manifesta come un'illuminazione, quindi l'essere umano si trova in un ruolo passivo, può solo cercare di cogliere quello che gli viene illuminato in qualche modo. Infatti viene scritto: rendere l'onnicomprensivo oggetto e trattarlo come qualcosa di conoscibile è un errore radicale del nostro pensiero. Con il nostro pensiero possiamo toccarlo e renderlo presente piuttosto che farlo oggetto della nostra conoscenza. Questa capacità di renderlo presente non accresce la nostra conoscenza oggettiva, ma ci insegna a vedere il significato e le possibilità di questa conoscenza nei suoi giusti limiti. Quindi questo onnicomprensivo, questo essere, si rivela nel mondo come Dasein, come essere nel mondo, e lo possiamo solo percepire nell'esperienza interiore, perché questo essere nel mondo trasmette dei segnali che possono essere paragonati a delle ombre, a dei simboli, a dei segnali cifrati, e se questo essere si vuole illuminare, noi lo possiamo percepire attraverso questo linguaggio simbolico, quindi non in modo scientifico, ma nel modo che conoscono i filosofi, gli artisti, gli scrittori. Quindi spesso il metodo estetico, artistico, dà in questo campo più informazioni e ci arricchisce di più che non in un ambito razionale, perché la ragione arriva naturalmente fino a un certo punto, seguendo le nostre categorie.
La scienza però ci può aiutare perché se riesce a stabilire dei limiti rigorosi, può fare una chiarezza tra ciò che possiamo conoscere e ciò che invece possiamo solo percepire attraverso questa cosiddetta illuminazione. Quindi la cosa fondamentale della scienza è quella di individuare dei confini precisi. Nel campo della psicopatologia questo è particolarmente complesso perché, la psiche non ha dei confini netti, come avviene nelle altre scienze naturali. Però, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ci possono essere degli schemi, dei sintomi, dei segni attraverso cui possiamo conoscere quei disturbi che possono dipendere da una malattia della mente, quindi che rientrano nel mondo naturale, in cui utilizziamo il metodo della spiegazione, come ad esempio nella psicosi schizofrenica, nella psicosi maniaco-depressiva, e questo è importante perché così distinguiamo invece queste patologie dagli altri disturbi della psiche, in cui invece applichiamo il metodo della comprensione, che sono le problematiche della personalità, in cui entriamo anche in quest'altro ambito, in cui non possiamo spiegare tutto con il metodo naturale, ma dobbiamo presupporre il concetto di libertà, il concetto di uomo come singolo esistente che si mette in rapporto a questa trascendenza onnicomprensiva. E quindi possiamo utilizzare il metodo della comprensione andando al di là del metodo naturale, e questo però è già una distinzione importante. Quindi possiamo vedere di provare a immergerci nel mondo del singolo esistente che è in rapporto a questa trascendenza e anche risolvere alcuni dei suoi problemi. Non possiamo però pretendere che questo sia un metodo scientifico, un po' come Freud aveva cercato di fare, perché aveva cercato, secondo Jasper, di estendere la comprensibilità estendere la scienza alla comprensibilità, quindi di trovare una sorta di scienza che potesse sistematizzare il mondo della personalità, il mondo della comprensibilità. Questo secondo Jaspers non è possibile perché entriamo in un mondo completamente diverso che ha radici nella metafisica. L'uomo, come abbiamo visto, non è afferrabile nel suo insieme. La filosofia e la psicopatologia hanno compiti diversi. Diverse esperienze in questo senso si affacciano alla coscienza, che sono da inquadrare nelle diverse metodologie. Le esperienze riferibili al mondo naturale e le esperienze riferibili alla trascendenza accedono entrambe alla coscienza, anche se sono radicalmente diverse. E la coscienza in questo senso è come un palcoscenico, secondo Jaspers, in cui si imprimono queste esperienze da sorgenti diverse. E il compito dello psicopatologo è inquadrarle secondo i metodi adeguati. Infatti, Jaspers scrive proprio: l'essere umano si presenta con immagini multiformi e la coscienza è come un palcoscenico sul quale manifestazioni vanno e vengono e che come palcoscenico può sostenere diversi stati. Quindi vediamo che il soggetto è passivo in questo senso, perché il soggetto è visto come una coscienza in cui si imprimono diverse esperienze che vanno delimitate e inquadrate in metodi diversi. Prima aveva parlato di soggetto come libertà, come riflessione, risultato della dialettica interiore. In questo caso invece vediamo che il soggetto come coscienza individuale è passivo, è inerte perché si affacciano queste esperienze e la coscienza le può solo registrare come palcoscenico e diventa quindi compito dello psicopatologo fare una distinzione per inquadrare le esperienze nei metodi adeguati. Vediamo che quindi c'è di nuovo il concetto di rivelazione, di illuminazione, in cui il soggetto in sé è solo recettore e non è sorgente stesso del problema. Vediamo che per quanto riguarda l'onnicomprensivo, l'onnicomprensivo in sé nella sua totalità non è conoscibile. Possiamo distinguere vari tipi di onnicomprensivo per quello che noi possiamo apprendere. Oltre l'essere umano, possiamo riconoscere un onnicomprensivo del mondo, che secondo la concezione di Kant, come Jaspers scrive, non è un oggetto ma un'idea, in quanto ciò che conosciamo sta nel mondo ma non è il mondo, e l'onnicomprensivo della trascendenza, che è quello che abbiamo visto prima, quell'entità che in modo misterioso si rivela, illumina il soggetto e lascia delle impressioni nella coscienza,
e dà queste manifestazioni allusive attraverso simboli, linguaggi cifrati che l'artista riesce spesso a cogliere con la sua sensibilità. Per quanto riguarda invece l'onnicomprensivo inteso come uomo, noi siamo varie cose in varie dimensioni. Siamo esistenza concreta se consideriamo noi come forma corporea, come funzione fisiologica. Siamo invece coscienza generale se ci riferiamo alla nostra forma di conoscenza, che nella scissione in soggetto e oggetto rende conoscibile al soggetto ogni oggettività nelle sue forme. Siamo spirito nel senso di totalità guidata da idee. Come l'autore scrive, la totalità ogni volta è distinta di relazioni comprensibili in noi stessi e in ciò che è prodotto, fatto e pensato da noi. Vediamo che quindi l'uomo esiste a vari livelli di conoscenza e in generale quello che possiamo conoscere dall'uomo lo possiamo apprendere solo attraverso le nostre categorie, cioè attraverso la scissione tra soggetto e oggetto, che è la tensione originaria che è sviluppata da un problema originario e che si fa avanti attraverso la riflessione, attraverso questa tensione, questa differenza di potenziale tra soggetto e oggetto. L'uomo di fronte all'essere come si pone? Si pone attraverso questi sentimenti originari di insufficienza, come impulso, come tensione verso l'assoluto. L'uomo quindi per sua natura tende a qualcosa che va al di là della realtà oggettuale empirica. La vita stessa la possiamo considerare una tensione verso qualcosa. L'uomo quindi è multiforme, è un animale non determinato, come scriveva Nietzsche, e in questa consapevolezza lotta per avvicinarsi all'essere. Sa di non poterlo mai raggiungere, ma lotta eternamente per avvicinarsi ad esso e per conoscere qualcosa di più su questo essere misterioso. La vita, quindi, in questo senso, è come una lotta radicale dell'uomo in ragione della sua stessa origine. Quando l'uomo perde questa sua contraddizione originaria, questa sua spinta vitale, questa sua ricerca verso l'essere, l'uomo perde la sua stessa essenza e quindi cosa succede? Si meccanizza l'uomo, diventa un semplice oggetto della natura. Quindi se l'uomo interrompe questa sua contraddizione originaria, questo suo impulso a riflettere, a crearsi problemi per poter superarli e avvicinarsi all'essere nella sua ricerca, quindi quando viene persa questa spinta vitale, l'uomo esce anche da questa metodologia di conoscenza, diventa una cosa in questo caso. Diventa un oggetto della natura che è sotto il meccanicismo biologico e quindi può essere anche analizzato nel dettaglio, e questa ricerca può anche fornire dei frutti, ma non è più neanche l'uomo, non è più quello che noi cerchiamo nella psicopatologia di individuare. In conclusione, quindi, l'uomo per la ricerca empirica può essere anche scomposto, se noi vogliamo, in varie categorie conoscitive. Possiamo cercare di studiare l'uomo in psicopatologia nelle categorie che abbiamo visto prima, quindi attraverso lo studio delle funzioni cognitive, del pensiero, della percezione, della coscienza, della memoria, del linguaggio, e trovare quelli che possono essere le alterazioni di queste varie funzioni. Questa è una parte importante che però deve avere i suoi limiti. Dobbiamo non andare oltre l'esigenza, la velleità di cercare di conoscere l'uomo nel suo insieme. Non dobbiamo sottoporre alla scienza naturale ciò che riguarda la personalità, quindi la riflessione, perché quello abbiamo visto che fa parte di un altro mondo. E se noi utilizziamo bene i nostri criteri, possiamo inquadrare in modo adeguato le patologie della psiche. E quindi possiamo effettuare una ricerca proficua per quanto riguarda lo studio delle psicosi, in cui ci sono dei sintomi e dei segni attraverso cui possiamo intuire che
abbiamo una malattia della mente, perché non possiamo comprendere in altro modo perché si siano verificate queste anomalie del comportamento, del pensiero, e quindi possiamo ricorrere al metodo della spiegazione naturale in questi singoli casi, nella psicosi schizofrenica, nella psicosi maniaco-depressiva. Negli altri casi invece dobbiamo ricorrere a quest'altra metodologia della comprensione, che, come abbiamo visto, si richiama solo ad aspetti non naturalistici, perché si richiama ai concetti di soggetto e oggetto inteso come trascendenza, soggetto inteso come singolo individuo, presuppone la libertà, presuppone la volontà avvicinarsi all'essere, tutti i concetti che non possono essere ridotti scientificamente, che anzi partono proprio quando non posso usare il metodo naturalistico, e sarebbe un grave errore una commistione di queste due metodologie. Inoltre dobbiamo sempre avere in mente che non possiamo avere una visione onnicomprensiva dell'essere umano. Quindi il titolo di questo capitolo di per sé è utilizzato per essere negato. E quindi scrive Jasper: se è un pregiudizio credere di poter avere una visione generale di un uomo come di un oggetto e che la conoscenza ricercatrice possa possederlo completamente. Perciò non vorremmo perdere, anche di fronte ai casi apparentemente più comuni, la coscienza della inesauribilità e dell'enigmaticità di ogni singolo uomo malato di mente. Quindi è importante questa parte, perché ci sono i presupposti metodologici stessi della psicopatologia che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, e quindi si ricorre a questa dicotomia sempre tra spiegazione e comprensione. Nel campo della comprensione rientrano concetti fondamentali come quelli di soggetto, di oggetto, di riflessione, di volontà e di libertà. È da chiarire però in questo caso il ruolo che ha la coscienza del singolo individuo, perché da un lato sembra un presupposto fondamentale per la riflessione e quindi farebbe riferimento ad un io autonomo, dall'altro la coscienza è vista come un palcoscenico passivo in cui vengono inviate questi messaggi cifrati da parte di una trascendenza, e quindi questo aspetto non è stato approfondito del tutto in questa psicopatologia, perché, come abbiamo visto, Jaspers spesso elenca, pone delle questioni senza avere la presunzione di risolvere tutto, e quindi questo può essere oggetto di ulteriori indagini, ulteriori studi per chiarire dal punto di vista metodologico e epistemologico questa problematica. Sì, quindi in questo capitolo, che è il capitolo conclusivo, noi abbiamo l'opportunità di verificare quali sono i pregi e quali sono i limiti di questa ricerca che, come sappiamo, ha come pilastri fondamentali da un lato la metodologia della spiegazione, attraverso la quale noi diamo un'interpretazione naturalistica della nostra esperienza, la riferiamo ad una serie di fatti che sono concatenati secondo le leggi di causa e di effetto, e dove tutto si svolge su un piano esteriorizzato, non c'è la presunzione di trovare la prima causa né di trovare una conclusione definitiva per quello che ci appare come una serie di eventi fenomenici, e quindi tutto si svolge secondo i parametri dello spazio e del tempo, delle leggi di causalità e della sostanza empirica, e quindi secondo quello che già aveva illustrato Kant, noi non abbiamo neanche la presunzione di arrivare ai primi principi, perché i primi principi sono rappresentati da categorie della nostra mente che applicano determinate regole in funzione di quello che è la necessità di un ordinamento razionale del mondo esterno, che deve essere conforme a quelli che sono i canoni del pensiero matematico. Come sappiamo, in ultima analisi noi ci spieghiamo il mondo naturale in funzione delle categorie della matematica,
i fatti, i parametri dello spazio e del tempo ci servono, ci sono utili per poter arrivare a questo ordinamento sul piano dell'esteriorità di ciò che noi abbiamo già a priori presente nel nostro intelletto e che è l'ideale in sostanza della matematizzazione integrale della nostra esperienza. Quindi la possibilità da questo punto di vista di spiegare l'uomo non trova alcun riscontro in questa metodologia che, essendo una metodologia naturalistica, riconduce tutto ciò che è pertinente all'uomo in realtà alla natura, quindi disumanizza e quindi aliena dall'esperienza psichica la stessa coscienza del proprio essere, del proprio io. L'io in sostanza non è altro che un ordinamento unitario di queste categorie dell'intuizione pura o dell'intelletto che arriva ad una esteriorizzazione integrale di tutto ciò che è determinabile, di tutto ciò che è obiettivabile nella nostra esperienza, ma si estranea da quello che è il problema fondamentale dell'io, del soggetto, che è quello della riflessione su se stesso, dell'interrogativo fondamentale sulla sua esistenza, sulla sua natura, sulla sua unità, sul rapporto tra l'esigenza di unità e l'esigenza di differenziazione, quindi di molteplicità, quello che è la forma universale che egli nella quale egli vorrebbe inserire la propria esperienza e quelli che sono i contenuti particolari che egli individua nell'ambito dell'esperienza stessa. Quindi in definitiva la problematica che ci viene a proporre lo Jaspers è quella di una antinomia, di una contraddizione tra quelle che sono le esigenze della ragione o dell'intelletto, o meglio come spiegazione scientifica, e quello che è il sentimento, la forma generale dell'esperienza come sentimento dell'io e come rapporto dell'io con l'essere in quanto tale, perché in ultima analisi la conoscenza scientifica ci pone sempre di fronte a dei temi che restano sul piano fenomenico, sul piano di ciò che è appunto inquadrabile nelle categorie dello spazio, del tempo, del pensiero matematistico e quantificatore, mentre invece per quanto riguarda l'esperienza interiore e il rapporto che questa esperienza intende realizzare con l'interiorità, sia intesa come propria interiorità, sia intesa come l'interiorità altrui, quindi in relazione al problema dell'io, al problema dell'anima, al problema della coscienza, al problema della possibilità di esprimere queste esigenze interiori sul piano dell'esteriorità. Ecco che qui ci troviamo di fronte ad una dimensione di esperienza che trascende la dimensione della scienza e della conoscenza fenomenica, della conoscenza scientifica, perché la conoscenza scientifica rimane relegata in una dimensione fenomenica e ci dà la possibilità di dominare e di catalogare e di rendere spiegabili tutta una serie di fenomeni, ma questi fenomeni non toccano minimamente quella che è l'esigenza più profonda dell'uomo, che è il rapporto con una oggettualità che deve essere onnicomprensiva. La scienza non ha la possibilità di raggiungere questa conoscenza onnicomprensiva e neanche si ripropone questo scopo, stabilisce che la sua conoscenza ha dei limiti e che sono limiti che riguardano i fenomeni, ciò che appare e che è catalogabile secondo i criteri e secondo le categorie del nostro intelletto.
Quindi rimane questo residuo problematico che alla scienza non compete e alla scienza non possiamo neanche chiedere. E rimane il problema di che cosa è l'uomo, di in che cosa consiste la sua natura, quali siano le sue aspirazioni, quali siano i suoi fini, quali siano le possibilità di prendere coscienza di se stesso nella sua autenticità. Quindi sono tutti interrogativi che si scontrano contro aporie, contro contraddizioni che possono creare quindi una situazione di incompletezza, un sentimento di defettività che è alla radice della nostra stessa esistenza e che per essere colmata richiederebbe appunto l'accesso ad una realtà autentica che sarebbe la realtà onnicomprensiva che tuttavia rimane relegata in una dimensione trascendente alla quale l'individuo non può accedere. Ecco, quindi da tutto questo che cosa risulta? Risulta che innanzitutto una incongruenza, un'inadeguatezza del metodo che lo Jaspers dichiaratamente intende applicare a questo ordine di problemi, perché lo Jaspers si dichiara appunto come un ricercatore empirico, ma nello stesso tempo entra in contraddizione con questa ricerca che egli intenderebbe condurre sul piano empirico. Egli stesso dice che questi temi della contraddizione fondamentale dell'io con la trascendenza, dell'io con l'oggettualità autentica, dell'io con se stesso, in quanto l'io aspira all'unità, non può riconoscere la sua autenticità se non attraverso questo principio dell'unità. E poi ridotto ad una serie di contenuti che si svolgono come su un palcoscenico dove in pratica l'io è inesistente, perché se l'io è un contenitore vuoto di una serie di contenuti che si presentano nel palcoscenico al di là della sua intenzionalità, della sua volontà, delle sue possibilità di comprensione, è chiaro che questo io sarebbe come la tabula rasa di un lock dove si imprimono i diversi contenuti, le diverse esperienze, lasciano un segno, una traccia, ma questa traccia resta qualche cosa di enigmatico che l'io stesso non può interpretare. Quindi l'io non può interpretare né ciò che egli riceve dal piano della trascendenza e non può interpretare neanche se stesso, non può comprendere in che cosa consista il proprio essere, ha la coscienza, la certezza indubitabile del proprio essere, perché non può concepire l'essere se non partendo dal proprio essere, che deve essere il presupposto per ogni riconoscimento di un'alterità o di una oggettualità o della stessa trascendenza, ma nello stesso tempo viene a negare il suo stesso essere, perché l'essere in realtà non appartiene a lui stesso, ma appartiene proprio a questa dimensione della trascendenza. E qui che cosa verifichiamo? Che, come lo stesso Jaspers ammette, ci sono qui delle tematiche che dal punto di vista empirico non si possono obiettivare, non si possono tradurre in termini intelligibili, come se fossero dei fatti osservabili sul piano esterno e quindi inquadrabili, come sappiamo, nella prospettiva dello spazio, del tempo, della causalità, della ragione sufficiente, eccetera. Qui la dimensione nella quale noi ci collochiamo va al di là di questa
posizione empirica, va a cogliere appunto la radice stessa di questa nostra esperienza interiore, di questa nostra esperienza, in quanto è una coscienza del proprio essere che si contrappone alla determinazione dell'esteriorità e si contrappone quindi ad una oggettualità che è non il presupposto del nostro essere e della nostra soggettività, ma è una determinazione fondamentale, inalienabile della nostra soggettività, ma è la negazione di quello che noi siamo, di quello che aspiriamo ad essere, di quello che noi riteniamo debba essere considerato il lavoro, il processo fondamentale attraverso il quale si costituisce la nostra esperienza come personalità, perché la nostra esperienza appunto è un risultato e è nello stesso tempo un operare attivo ed è un risultato di questo operare attivo, di questa nostra coscienza di noi stessi che si scontra contro una problematicità che è continuamente immanente alla nostra stessa esperienza, ma che nello stesso tempo noi ci riproponiamo di volta in volta di superare applicando quelle metodologie che devono risultare efficaci per arrivare ad una integrazione comunque della nostra esperienza stessa. Ecco, questa problematica, come vediamo, può essere tradotta in termini a prioristicamente dialettici e quindi può essere formulata secondo una metodologia che presuppone il soggetto come costitutivamente problematico in senso formale, cioè il soggetto è formalmente, costitutivamente, in quanto individuo reale, inserito in una situazione problematica che è il principio limite che egli deve superare per poter realizzare un'unità ed uno sviluppo armonico della propria esperienza. E quindi in questo caso la stessa posizione dell'oggetto e il fondamento dell'oggetto in quanto tale diventa una posizione limite che è essenziale per lo stesso soggetto e per la costituzione della propria essere, sia come conoscenza, sia come volontà, sia come sentimento di sé. Il sentimento di sé si costituisce attraverso il contrasto, attraverso l'antitesi, attraverso la situazione problematica che l'individuo deve continuamente superare. Ma se noi, come lo stesso Jaspers ammette, concepiamo questo limite come un'entità, come un essere, come una realtà ontologico-metafisica che trascende infinitamente tutto ciò che rientra nelle nostre attività conoscitive, nella nostra volontà, nel sentimento del nostro io, è chiaro che si va molto al di là di quella che dovrebbe essere la stessa ricerca empirica, perché la ricerca empirica, quella elementare, dovrebbe confinarsi in quelle determinazioni dell'esperienza che sono riconducibili precisamente alle categorie dello spazio, del tempo, della causalità e che quindi danno luogo a quella rappresentazione fenomenica del mondo che viene chiamata natura e che la natura non è altro che questa rappresentazione di una realtà già costituita secondo determinati parametri che sono i parametri corrispondenti a quelli della nostra conoscenza intellettiva e che danno luogo poi alle formulazioni scientifiche. Ma se noi obiettiviamo questa realtà e andiamo al di là di quella che è la sua costitutiva natura fenomenica e immaginiamo un'unità
ontologizzata come quella della natura, noi andiamo incontro, come sappiamo, a delle antinomie che sono irrisolvibili, e tanto più quando noi immaginiamo la nostra stessa, il nostro stesso essere come un'anima, come una sostanza che deve poi trovare la sua conciliazione con l'altra sostanza, quella estesa che sta nella dimensione della natura, e immaginiamo che questa unione avvenga su un piano di trascendenza che dà luogo ad un'ulteriore altra realtà che va al di là dei nostri poteri dell'intelletto, è chiaro che noi entriamo in un piano ontologico metafisico che non ci dà più la possibilità né di sviluppare una coscienza, una conoscenza critica dei nostri contenuti di esperienza, né di arrivare ad una metodologia che ci consenta di costituire una teoria dell'io, della personalità, e quindi anche una teoria psicopatologica, dove noi dobbiamo cercare di comprendere come dobbiamo interpretare il nesso tra la cosiddetta anima, il cosiddetto io, e il corpo, e il rapporto anima-corpo, che poi deve a sua volta trovare una sua unità in quella dimensione trascendente che viene denominata come spirito. Ecco, quindi noi vediamo che il difetto che noi troviamo in questa metodologia consiste nel partire da una posizione empiristica che dovrebbe rendere ragione delle caratteristiche qualitative delle differenziazioni qualitative dell'esperienza psichica in generale e delle relazioni che esistono tra queste differenziazioni qualitative dell'esperienza stessa. Un metodo empirico è chiaro che non può non può soddisfare queste esigenze, perché deve rimanere al puro fatto, al puro dato, e rimanendo al puro fatto, al puro dato, non può né cogliere le differenziazioni qualitative che ci possono essere tra i diversi fatti, a meno che non li registri come puri dati, che però devono essere a loro volta differenziati e quindi devono essere posti in relazione, si devono stabilire delle relazioni che vanno al di là della pura osservazione, della pura immediatezza empirica. Ecco, quindi il problema che troviamo in questo tipo di ricerca, dove si mettono in luce, si mettono in evidenza i limiti della nostra conoscenza, dove si mettono in evidenza le contraddizioni in cui, a cui noi andiamo incontro quando operiamo una ricerca di questo tipo, sia che riguarda sia l'uomo, sia il rapporto dell'uomo con la natura, sia il rapporto dell'uomo con la trascendenza, e nel fatto che si trova nel fatto che questi tipi di relazione e questi tipi di rapporti di dipendenza che esistono tra l'io e il mondo, l'io e la trascendenza, non possono essere colti in termini empiristici. E allora che cosa accade? Accade che si mette in evidenza come esista una problematica dialettica di opposti e dei contrasti che deve essere in qualche modo interpretata, ma questa dialettica viene assunta a sua volta in termini empiristici, cioè si mette in evidenza come è sul piano del metodo della comprensione che esistano dei contrasti che esigono una mediazione dialettica. Ma questa mediazione dialettica, se noi non la concepiamo come immanente alla nostra stessa esperienza, ma la concepiamo come un'esigenza che richiede un intervento trascendente, come noi sappiamo, non ha alcuna possibilità di ottenere una concreta attuazione, perché noi possiamo parlare di dialettica, questa dialettica la dobbiamo già
considerare come presente in noi, viverla e sperimentarla, perché è questa la dialettica concreta. La dialettica della quale invece si parla non solo in Jaspers o anche nel platonismo o nello stesso Hegel, non è una dialettica che nasce, che scaturisce ed è il presupposto dalla nostra interiorità ed è il presupposto di ogni nostra esperienza, è una dialettica che su un piano di esperienza in sé inerte deve essere calata su questa esperienza per poterla attivare, per poterla mettere in moto, per poterla rendere viva. Ma se questa esperienza è un'esperienza inerte che non ha in sé la vita, non è possibile pensare che possa essere attivata e ravvivata da una dialettica che venga dalla trascendenza. Dalla trascendenza è chiaro che non può venire alcun dialettismo, perché appunto la trascendenza concepita come essere, come un'ontologia, un'ontologia che ha in sé la soluzione di tutte le contraddizioni e che quindi non ha la necessità di alcuna problematizzazione, non può venire alcun dialettismo, perché quando si parla di trascendenza in una concezione di questo genere, questa trascendenza è concepita come un'ontologia assoluta, ecco, come l'essere onnicomprensivo, che è proprio ciò a cui aspira l'interiorità, il soggetto, per poter realizzare se stesso. Il soggetto, in quanto appunto è in sé problematico, in quanto vive in sé tutta una serie di contraddizioni che dispera molto spesso di poter risolvere, si appella alla possibilità di una soluzione che ha la sua sede in una realtà onnicomprensiva dove tutto è risolto, come accade nel mondo delle idee platoniche o come accade nella mente dello spirito del mondo di hegeliana memoria, il quale ha in sé sì le contraddizioni ma ha in sé anche tutte le soluzioni possibili, per cui questo essere onnicomprensivo al quale l'individuo aspira diventa un'entità mitologica che dovrebbe racchiudere in sé tutte le soluzioni, ma che l'individuo nella sua limitatezza non può afferrare, non può comprendere e non può quindi integrare in se stesso, a meno che non aspiri o non speri di poter trovare attraverso un intervento della trascendenza un'integrazione nella trascendenza stessa. Ma allora appunto entriamo su un piano di carattere che va al di là della stessa filosofia, perché sappiamo che ha una connotazione religiosa, una connotazione mistica che va al di là dello stesso pensiero riflessivo, quale deve essere il pensiero filosofico. E quindi, come dicevamo, viene a mancare in questa ricerca una coerenza ultima che dovrebbe essere data dal riconoscimento che questo dialettismo che noi troviamo nella coscienza come rapporto di soggetto e di oggetto non è un evento empirico che debba essere aggiunto alla coscienza per poterla mettere in moto. Nel rapporto di soggetto e oggetto deve essere già presente questo principio del dialettismo, per cui nella posizione dell'oggettualità il soggetto trova sì il suo limite, ma può ammettere che questo limite sia ontologizzato, perché nel momento stesso in cui viene ontologizzato, in cui al di là di questo limite si presuppone una situazione problematica ontologizzata che quindi non può essere superata, e viene meno anche la possibilità per il soggetto di realizzarsi come io e come personalità. Per il soggetto è essenziale che questo limite sia continuamente oggetto di una rielaborazione problematica e di una rielaborazione di tipo concettuale, di una elaborazione attiva che ha un carattere sia intellettuale sia pratico, e che questa attraverso questa
questo superamento del limite venga costituito un oggetto che corrisponda a quelle che sono le esigenze di integrazione dell'esperienza del soggetto stesso. Quando è che il soggetto arriva ad un'integrazione della sua esperienza? Quando elabora questa esperienza in funzione della costituzione di oggetti che sono corrispondenti alle sue esigenze sia teoretiche sia pratiche. E allora questi oggetti che vengono rappresentati o vengono sperimentati attraverso il giudizio, attraverso il pensiero, attraverso il sentimento, attraverso la volontà, queste determinazioni dell'esperienza costituiscono parte integrante della sua personalità. E quindi la personalità non è un contenitore vuoto nel quale devono essere immessi tutta una serie di contenuti che vengano dall'esperienza empirica oppure dalla trascendenza. La personalità deve essere un principio attivo che è identico con la stessa soggettività, con l'io interiore, e che presuppone in questo io interiore questa possibilità di un'elaborazione dell'esperienza, dell'esperienza interna e esterna, in funzione di un obiettivo assolutamente unitario, che è appunto l'unità stessa, l'unità storica della personalità. E quindi è da questo principio che noi possiamo trarre poi tutte le altre determinazioni particolari e empiriche, le quali poi si snoda in quello che è quella che è la lotta, quella che è la vicenda dell'individuo, del soggetto, per realizzare se stesso. Quindi la realizzazione dell'individuo, di se stesso, è ciò che costituisce l'essere del soggetto. Cioè l'essere del soggetto non può essere concepito come un'entità onnicomprensiva estranea al soggetto stesso, ma deve essere concepita come questo processo, questo divenire storico dello stesso soggetto nella sua continua tensione, continua antitesi problematica di soggetto e di oggetto, di interiorità e di esteriorità, quindi di integrazione e di alienazione. È terminato l'ultimo capitolo? No, non è ancora terminato, dobbiamo, è la prima parte, dobbiamo andare ancora avanti, ma dobbiamo vedere come appunto in questo testo vengano messe in luce le problematiche fondamentali della psicopatologia, ma non solo della psicopatologia, ma della ricerca nel campo delle scienze psicologiche, e quindi nel campo della teoria della personalità, nel campo delle psicopatie, di quelle che comunemente vengono chiamate le scienze dello spirito, ma che comunque hanno sempre il loro punto di riferimento in questa concezione dialettica della personalità, e non possono estranearsi da una concezione dialettica della personalità, a meno che ci si voglia ridurre ad una visione dispersiva di tutte queste forme di esperienza e di conoscenza, perché è chiaro che se noi perdiamo di vista quello che è il principio unitario della personalità, dell'io, la forma delle forme, quella che appunto in Aristotele è chiamata la forma delle forme, ma che è attribuita però alla divinità, e se noi l'attribuiamo ad una realtà trascendente, non l'attribuiamo a noi stessi, questa forza formativa, questo principio di unità al di là di ogni dispersività e di ogni molteplicità, è chiaro che noi abbiamo di fronte a noi stessi un campo sterminato di contenuti che noi aspiriamo ad assimilare, ma che non potremmo mai considerare come assimilabili, perché hanno una loro realtà autonoma, sia che vengano posti sul piano fenomenico, sia che abbiano un riferimento ad un'unità che trascende questo piano fenomenico. Perché allora il principio dell'unità non è più neanche sul piano fenomenico, è su un piano di trascendenza ontologico-metafisica, dove il soggetto, il nostro io,
quello che io considero la mia realtà è in realtà un qualcosa di contingente, di estraneo, di in essenziale, perché che io ci sia, che io non ci sia, tutta questa realtà, sia fenomenica sia trascendente, esiste ed esisterà ed è sempre esistita senza che io abbia potuto contare minimamente sul piano sia teoretico sia sul piano pratico.